Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con questo nuovo gameplay di Command of War. Allora ragazzi, siamo sempre qui. Tuttavia ci sono state alcune migliorie nel gioco, ragazzi. Dico troppe volte ragazzi, Chris me l'ha fatto notare e cercherò di cambiare. In ogni caso, siamo di nuovo qui con Command of War perché intanto siamo ancora in una beta, ragazzi. Tuttavia hanno aggiunto delle nuove modalità, come ad esempio modalità campagna, modalità sfida, modalità schermaglia. A noi queste robe qui non interessano perché potete giocarci anche voi da casa, tanto il gioco non pesa niente. Riesce addirittura a reggere il mio computer. E sono qui più che altro per fare un secondo gameplay, visto che vi è piaciuto parecchio, e anche per mostrarvi un po' le nuove unità. Quindi, andate a vedervi il gameplay precedente, ragazzi, se siete... Ripeto troppe volte, ragazzi, l'ho già detto, lo so. Quindi, andate a vedervi i gameplay precedenti se volete sapere bene le regole che ve l'ho già spiegate. E qui però, tuttavia, daremo importanza alle nuove unità che sono state messe. Quindi, voi andate avanti. Allora, non vi spiego di nuovo le basi di ogni... No, sì, dai, vi spiego le basi per i nuovi iscritti che magari non hanno visto l'episodio precedente oppure non hanno voglia. In ogni caso, andate a vedermi anche quello lì. Quindi, i soldati sono questi qui. Adesso vi spiego. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere assolutamente la fine della trincea nemica e conquistare questa postazione qui. No, andare oltre, andare in questa zona qui. E conquistarla, così facendo riusciamo a vincere ed evitare che il nemico riesca ad arrivare nella nostra trincea, perché se succede questo noi perdiamo. Le unità a nostra disposizione sono quelle, partendo da quelle vecchie, sono il fuciliere, che meglio in difesa che in attacco, ha un raggio medio e è utile perché non costa niente, è veloce a schierarsi, soprattutto più fucilieri noi abbiamo in cavolo ci attaccano, vediamo un po' l'assedio, forse laggerà un po' quando tirerà il laghino fastidioso. E abbiamo vinto, dai, abbiamo vinto, non... Ok, abbiamo vinto. E è un bene avere tanti fucilieri, ragazzi, perché se abbiamo tanti fucilieri aumentano le possibilità che vengano uccisi loro e non i soldati, e non i soldati buoni, come ad esempio i cecchini, le mitragliatrici e cose varie. In poche parole, sono degli scudi umani. Un'altra parte che mi è piaciuta molto è che quando noi facciamo spawnare degli omini, un attimo che faccio spawnare un cecchino, che ci serve, adesso vi spiego bene. È il fatto che questo qui ha un nome, vedete, ha un nome. E a me questa cosa qui mi è piaciuta molto perché ci attaccano di nuovo, aspettate un attimo che adesso vi spiego bene tutto quanto. Mi è piaciuta molto perché era così che funzionava, cioè nella prima guerra mondiale. Cioè gli omini non erano nient'altro, sono degli stronzi fatti proprio per essere mandati avanti al massacro. Però tuttavia è anche vero che avevano anche loro nomi, delle famiglie e robe varie, ciò aggiunge un po' di delicatezza al gioco. Questi qua invece che sono i machine gunner sono molto più, come dire, sono molto più efficaci in attacco e hanno anche delle difese quando sono nella terra di nessuno. Ora prendo il controllo del cecchino e gli faccio sparare il cecchino nemico, vediamo se lo becca il primo colpo. No, l'ho mancato. I cecchini sparano al di là delle... possono sparare molto distante, il che gli rende molto ottimo. Guardate se il cecchino deve essere sempre l'ultimo, sopravvive sempre. Basta. Abbiamo perso la... Eh no, non ci attaccano forte, no? Avanti, avanti, tutti avanti. Ah, le medaglie, noi dobbiamo... potremmo anche collezionare diversi oggetti che ci aumentano le... che ci aumentano, come dire, ci danno altre possibilità di spawn, diciamo. Infatti, vedete, per una medaglia possiamo far spawnare un cecchino adesso. E... poi abbiamo i comandanti, che i cecchini sono utili per bersagliare unità nemiche, come ad esempio i machine gunner. I comandanti che sono molto pericolosi. I comandanti sono lenti, però tuttavia aumentano le possibilità di... come faccio a dirvelo? Aumentano le possibilità di sopravvivenza dei soldati, li rendono più cazzuti, specialmente molto utili per attaccare. Poi abbiamo i machine gunner, bombardamento nemico. Ho collezionato qualcosa senza neanche volerlo. Eh no, dammi dei soldati. Pam, avete visto, qui è arrivata una bomba. Due bombe sono arrivate. Abbiamo perso la zona centrale. E basta. Bene, possiamo vedere il comandante all'opera. Mi muovo a caso e colleziono robe che possiamo trovare per terra che ci aumentano l'efficacia. I machine gunner sono inutili nella terra di nessuno. Però sono incredibilmente cazzuti quando li metti in posizioni difensive che fanno dei danni della miseria. Ed i lanciafiamme, utilissimi in attacco. Cioè, in attacco proprio sterminano tutti. Qui ora noi possiamo sceglierci, porca troia, mettiamoci il mortaio. Questo qui diminuisce il tempo, cioè il telefono della trincea, diminuisce il tempo che noi impieghiamo per
prima di far spawnare altri soldati. E il mortaio invece può essere potenziato e serve per bombardare i nemici. Tuttavia lo metto più che altro per farvi vedere a che serve. È molto difficile fare gameplay di questo gioco qui, ragazzi. Non perché è difficile. Ah, no, è molto difficile, ragazzi. Partite durano anche più di un'ora. Ho visto youtuber esperti in strategia che non sono riusciti a vincere. Mortaio, vediamo se arriva. Porco il cazzo. Ah, è una bomba loro. Anche il mortaio è riuscito a sparare fin qua. Bene. Ci potenziamo il mortaio ora. Upgrade che ci costa solo 200. Cioè, solo 200. Target, bersaglio. Ora possiamo bombardarli qua. Bene, bene. Più o meno dovremmo avere abbastanza precisione. Altre migliorie che hanno apportato, ragazzi. Vi chiamerò popolo di YouTube, fan, amici, vi chiamerò. Non posso andare avanti a chiamarvi così perché comincia a essere ridicola la questione. Ma basta bombardarmi, cazzo! In ogni caso, abbiamo qui il. Pam, ok, allora, ci abbiamo due diversi tipi di bombere. Ci abbiamo le. Qua sopra è stato il mortaio. I bombardamenti classici e i bombardamenti che sparano bomba a gas. Che come potete vedere fanno, seccano con molta calma i nemici. Questo tipo di bombardamenti è un po'. Non dico. Cioè, sì, è molto impreciso, ecco, è utile ma è anche molto impreciso e costa poco. Adesso ho bisogno di un machine gunner. Morite tutti, bastardi. Eh sì, ho proprio bisogno di un machine gunner. Perché devo. Bene, guardate, questo qui è stato il mio mortaio, ragazzi. Utilizzo il mortaio quando sei in difesa. E poi, a parte questo, ci abbiamo anche i. Aspettate che vi faccio vedere le perdite. Abbiamo perdite, noi abbiamo perso 58 soldati, mentre i crocchi 98. Resume. Il secondo colpo, che è un colpo preciso, invece, spara un colpo molto preciso di artiglieria, con un raggio di esplosione maggiore. Utile per seccare eventuali cecchini oppure ecco come eventuali macchine da guerra, machine gunner. E il carro armato che io non l'ho trovato molto utile. Cavolo, c'è un cecchino qui. Porca la miseriaccia. Facciamoci anche noi un cecchino. Porca vacca, mi sono distratto troppo e ora stiamo per perdere anche questa trincea qui. E invece no. Ok. Tiriamo giù il loro cecchino, ragazzi. Oh, una medaglia, voglio farmi un cazzo di niente. Un altro cecchino, dov'è il mio cecchino? Spara quel bastardo. Ah, ha preso quello sbagliato. Vedete a che servono i soldati. Pam, hanno perso il cecchino. I cecchini sono molto fastidiosi. E ora va avanti a sparare per conto suo. Ci facciamo un secondo cecchino che è sempre utile. E ora aspettiamo di reclutarci un fottuto machine gunner utilissimo in difesa. No, porca la miseria, però deve arrivare subito il machine gunner. Vaffanculo, rinforzi subito, rinforzi a bestia. Sparategli! Ok, non abbiamo perso soldati pesantemente. Pam, abbiamo collezionato un po' di oro. Per ora non ci resta nient'altro da fare se non tirarla lunga e aspettare di farci un. Anche un lanciafiamme andrebbe bene. Allora, abbiamo diverse. Mi piacerebbe mostrarvi. No, dai, non posso, pochi soldi. Facciamo così, andiamo intanto. Andiamo. Ecco qui, aspettate. No, mi si è buggato il volume del gioco. Ok, a posto. Si erano disconnesse le cuffie, fanno cagare le mie cuffie, ve l'ho già detto. Vai che forse gli secco il machine gunner. Bam! Bellissimo mortaio. Cavolo, abbiamo perso un sacco di soldati qua. No, non va bene. Machine gunner per la difesa. Ok, ci abbiamo un machine gunner, il che significa che ora loro andranno avanti a farsi massacrare contro le mie file di soldati, perché il machine gunner è potentissimo. Adesso spero che vadino a farsi massacrare per mostrarvi quanto è forte. Porco il cavolo, ci hanno mancato, grazie al cielo. No, dai altri fucilieri e un po' di assaltatori per la difesa, per l'attacco. Guardate, guardate che gli spara ancora quando devono. Non appena lasciano la trincea gli spariamo addosso. Ora, spero sia il mio mortaio questo. Bene, sì, è il mio mortaio. Oltre non può sparare perché ha un raggio limitato e potenziarlo costa l'ira di Dio. Adesso la tattica è questa.
Aspettiamo che questa trincea qui si infoltisca, perché loro adesso mandano avanti. Ah, non so che fare un attimo. Ci abbiamo tanti soldati. Quindi io dico, gli bombardiamo questa fila qua. Così facendo ne hanno pochi, semmai se dovesse scontrare con i miei, cazzo, ne mandano altri. Ok. Ok, vediamo un po' se funziona il bombardamento. Cavolo, hanno capito, se ne vanno. Oh, li ho presi in pieno, li ho presi in pieno però. Gli ho fatto un male della miseria, però questo machine gunner persiste. È moralizzato a vivere. Eh sì, dai, un bel po' li ne ho uccisi, mi fa bene. Cavolo, il cecchino fottuto c'hanno loro. Preciso. Glielo sto uccidendo il cecchino almeno. Porca vacca. Bene, uno gliene ho tirato giù. Mi ne manca uno. Pam! Via i cecchini anche. Avanti in massa, ora avanti in massa. No, ce n'erano ancora un po' tanti però, a dire il vero. Madonna, voi vi fermate là? Sì. Sì, dai, vinciamo, vinciamo, vinciamo. Ci facciamo altri soldati. Abbiamo vinto? No, non abbiamo vinto per niente. Però qui ci abbiamo tanti soldati, ecco più un comandante. Guardate che disastro! Non abbiamo conquistato un bel cazzo di niente però. Vabbè, dai, almeno grazie al cielo sono sempre pochi. Guardate, gli bombardiamo le file. No, non posso farlo perché. Perché non posso farlo? Ah, perché deve passare un po' di tempo, vero? Oppure ancora meglio, lì sono pochi. Gli bombardo l'ufficiale che è pericolosissimo, ragazzi. Vediamo se lo becco. Sì, lo becco. C'è sempre un deficit. Bam! Bellissimo, avanti. Bene, vedete, l'ufficiale aumenta la difesa dei miei soldati. E infatti ne abbiamo subito perdite durante questo assalto. No, il mortaio. No, sono andato sul nuovo mortaio. Cazzo, dovevo andare su. Vabbè, era inutile ormai perché questa fila non la perdiamo più ora. Porca vacca, però. Mi hanno tirato giù il cecchino i bastardi. Vai, avanti. Ora io dico, per far prima, saltate questa trincea e va bene. Cecchino subito. No, non mi fido di andare avanti ancora. Cecchino subito. Fucilieri. Il gameplay è drammatico così per un altro po'. E sto anche portando una serie di IB, ragazzi. Sto portando, cioè ho trovato modo per registrarla senza che il lag mi comprometta troppo. Avanti, avanti, avanti. Vai che c'è l'ufficiale, l'ufficiale. Vai così, vai. Avete visto che strage che combina l'ufficiale. Cioè basta lui a vincere la guerra, proprio vi rende. Ah, abbiamo anche sbloccato un obiettivo. Uccidi 174 fucilieri, bene. E anche trasformiamoci un po' di queste, non so come si chiamano, di queste cose qua in oro che sono sempre utili. Ora che devo premere, esci, ok. Bene, ci abbiamo un sacco di soldati, io dico un lanciafiamme solo per farvi vedere com'è, l'ho fatto apposta. Ha il 75% di difesa quando si trova nella terra di nessuno. Che si chiama. Nella prima guerra mondiale, gli spazi tra le due trincee si chiamavano terra di zona di nessuno. Guardate come si fanno a massacrare volentieri. No, c'è nato il loro lanciafiamme. Dov'è il mio cecchino? Tiraglielo giù subito. Bam. Mannaggia, fa strage il lanciafiamme, avete visto? Vai avanti, zotticoni. Ok, gli bombardiamo questa trincea qui. Nella speranza che vada bene il bombardamento. Ok, qui gli abbiamo fatto i danni. Qui gli abbiamo fatto ancora un altro po' di danni. Ok, gli stiamo facendo malissimo. Questo qui ha avuto una fortuna della miseria. Qui non ho visto se gli abbiamo colpito uno. Merda, ora bombardano noi. No, hanno bombardato a caso, non si sa perché. Ogni tanto gli viene voglia di bombardare a caso. A meno che non mi abbiano tirato giù un cecchino che mi ero dimenticato di avere. In ogni caso il lanciafiamme dovrebbe essere qua in mezzo, se non so. Eh sì. No, mi dispiace, mi ancora. Dov'è il mio cecchino? Dov'è il loro cecchino? Gliel'ho tirato giù? No. Ok, ora non hanno più il cecchino. Bene. Sembra avere un cecchino, ragazzi, è utilissimo. E per l'amor del cielo, no. Mai ordinare di saltare la seconda trincea qui, perché questa qui si può fare ancora. Però se gli ordiniamo di saltare anche questa diventa troppo pericoloso.
Ora ci sarà uno scontro comandante contro comandante. Che ci attaccano, però noi abbiamo il lanciafiamme. Che è inutile in difesa. No, no, fa danni anche in difesa. Cecchino, per amor del cielo. Pam, gliel'abbiamo fatto secco. No, abbiamo perso la... abbiamo perso... Dannazione. Ok, collezioniamo un altro po' di queste cose qui. Il gameplay verrà fuori molto lungo, ragazzi. Forse dovrò anche tagliare alcune parti. Basta, ora noi... siamo messi... cioè, guardate, noi abbiamo perso 161 soldati e loro 249, che... ciò è un bene perché significa che siamo messi meglio noi. E ora, visto che siamo in pericolo, gli ordiniamo di non saltare questa trincea. Ok. Merda, abbiamo perso il cecchino. Porco il cast, non abbiamo mai abbastanza potere per potergli attaccare. Ah, ok, sì, no, non capivo una roba. Avanti, voi posso anche ordinare a unità di avanzare in modo singolo, come potete vedere. Come per esempio ordinando a lui di andare avanti, tipo che ordino soltanto a tot unità di avanzare, che è molto utile. Che magari in unità capiti di far avanzare i miei cecchini e di mandarli al massacro. Questi qua non arrivano neanche perché i cecchini gli fanno secco prima. Pam! Morto sul colpo. Non possiamo, non siamo ancora pronti a conquistare questa posizione, però abbiamo tantissimi soldati soltanto qua. E ciò è pericolosissimo perché veramente... guardate come sparano i cecchini. Un attimo che però gli do ordine di... cavolo, dov'è il loro cecchino? Ok, il cecchino è morto. Dovrei dargli l'ordine a loro di spostarsi. Eccellente, così se fanno un bombardamento preciso non gli tirano tutti sul colpo. Però ordiniamo solo a quest'altro cecchino di andare avanti, che dobbiamo riuscire. Benissimo, benissimo, sono stati massacrati. Altro achievement sbloccato che... ok, sì, non me ne frega niente. Ora facciamo bombardare questa zona qui, perché non voglio proprio... avrei fatto meglio bombardare quelle dietro. E ora avanziamo tutti quanti assieme. No, ho sbagliato qua. Avanziamo tutti quanti assieme. Di sicuro loro non riescono a... siamo in tantissimi, non... non... cazzo, il cecchino ci è morto, però almeno ne abbiamo un altro. Altro achievement sbloccato, cioè... spara 360 mitragliette. Bene, prendiamo volentieri. Porco il cazzo, il carro armato. Trasformiamo un po' di questo qui che abbiamo in oro. Bene. Merda, stanno attaccando in maniera grossa. Ti prego, colpiscilo! Colpiscilo! Sono un grande, ho salvato. Sono l'eroe della situazione, ho salvato tutti. Dai, avanti, avanti, saltiamo questa trincea, ora salta trincea. E facciamo bombardare la postazione qua dietro, perché vedo io che c'hanno due machine gunner che se vanno avanti ci rendono impossibile l'avanzata. Qui abbiamo mancato, due volte allo stesso punto abbiamo mancato ancora. Pam, via un machine gunner e più altri soldati. E anche loro ci bombardano, però non penso che abbiano colpito nessuno. Ora qua ci muore il cecchino, ne sono sicuro. Cavolo, sono determinati a vincere. Prendiamo altro oro che troviamo per strada. No, voi no che non vincete. Dai, siamo più o meno sempre sull'offensiva, quindi... merda, il loro mortaio. Che non colpisce nulla da quel che vedo. Non mi fido ancora ad andare avanti. Noi qui abbiamo perso i cecchini, quindi non posso neanche fargli secco questo machine gunner. Ora io dico, quindi, nella speranza che Dio sia buono, bombardiamo qua che vedo che ora dovremo massimizzare i danni. Non abbiamo fatto nulla. Ha una medaglia, un cecchino subito. E però vai così, avete visto che roba? Tutti quanti avanti ora, abbiamo proprio... ah, otteniamo oro doppio ora. Ok,
E abbiamo preso il machine gunner in pieno. Dai, cavolo. Ora questa trincea qui è contesa. Dai, no, non ci credo che ci hanno sconfitto. Non ci credo. È stato un disastro questa azione. Cioè, ci hanno massacrato. Però questa trincea qui è praticamente... non hanno praticamente persa. Però no, non va bene, c'hanno il comandante. Dai, avanti voi, cazzo. Devo seccargli il comandante subito quel cecchino prima che faccia troppi danni. No, ho preso quello sbagliato. No, ho preso quello sbagliato e non abbiamo più il cecchino, porco il cazzo. Fottetevi, bastardi. Voi il vostro comandante. Che palle! Basta, rischio il tutto per tutto, vado avanti. No, perché c'hanno un altro comandante questi bastardi. Male, pessimo, pessimo, non va bene. Ok, la stanno tirando lunghissima questi qua, proprio non vogliono cedere. Che poi era così, ragazzi, la guerra di trincea, che voi non pensiate che fosse tutto andiamo avanti e vinciamo. Cioè, combattevano per pochi metri, ecco. Madonna mia, no, hanno tenuto lì il comandante. Annulliamo e prendiamoci un cecchino. Ok, il gameplay sta durando veramente troppo ora, però non... mi sento costretto a farla finire qua, perché veramente siamo più o meno sempre sull'offensiva, quindi se vado avanti altre 2 ore a giocare va a finire che vincerò io abbastanza sicuramente, perché... perché che palle, ragazzi, che questo gioco, in ogni caso, cioè, è bello, però a volte è veramente molto... la tira tanto lunga. Comunque sia, vi ricordo che ancora una beta ed è gratis, si chiama Comrades of War, lo stanno costantemente aggiornando e sta anche avendo un bel po' di successo, penso, perché ne sento parlare un po' in giro. In ogni caso, il gameplay finisce qua e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!